Che possiamo fare stasera? Ah, bellissimo, una bella idea ce l'avrebbe. Vabbè, quello magari dopo, no? E allora, magico, andiamo a mangiare due panini al McDonald's. Poi andiamo al cinema a vedere quel film, come si chiama, Armaghetto, l'ultimo, Harry Prostata. Ah, ok, Harry Prostata. Vabbè, vado a prendere i biglietti allora. Che facciamo stasera? Ma non so, potremmo andare al cimitero a vedere nuove lapidi, oppure stare a casa e piangere, oppure procurarci delle ferite. Che dici? Stasera che facciamo? Ottima idea. Ma veramente t'ho solamente detto stasera che facciamo? Sì, scusami, lo so. È che quando ti guardo negli occhi mi ipnotizzi. Stiamo per sempre assieme, Pucci Pucci, ti amo, sei la mia vita. No, no, aspetta. Cioè, le mani? Cosa? Lavate? Sì. I denti? Il coso tuo? Fatto. Ok, allora possiamo procedere. Tra circa 5 secondi incomincerò ad allargare le gambe. Non fare l'animale, mi raccomando. Con delicatezza. Vorresti... Certo, amore mio. È la tua prima volta, vero? Sì. Se vuoi possiamo farlo quando te la senti. Tu però, amore, hai voglia, io lo so. E sono convinta che con te sarà un sogno. Ti amo da impazzire, piccolo. Come lo facciamo? Mi devi fare tanto male. Mi devi fare tanto piangere. Se no non riesco ad eccitarmi. Pensavo, no, ti va di fare un po' di zozzeria? Ma stai scherzando, l'abbiamo fatto da poco. Da poco, amore? Sono passati 2 mesi? No, senti, ho mal di testa, mi è venuto il ciclo e mi sono ricordata oggi che nella cultura buddista non si pratica il sesso. Ma scusa, amore, da quando sei buddista? Da oggi. Dai, levati. Comunque, pensavo, no? Ci siamo conosciuti 2 ore fa. Ma che me ne frega, ti conosco già 2 ore. E levati sti jeans, sennò ti leva mozzica. Oh. Domenica dei miei, cosa ne pensi? Cosa? Scusami, forse ho capito male. Dai tuoi. Spero tu stia scherzando. Già vederli per Natale per me è un grosso sacrificio. I miei ci hanno invitato per domenica, che ne pensi? E mo domani, ci andiamo così. Prima però, vi è qua che ti sporco tutto. Senti, domenica... Ok, per me va bene. Ma fammi finire la frase per una volta. No, perché per me qualsiasi cosa che decidi, per me va bene. Mio fratello va a mangiare dai miei domenica. Ti va se ci andiamo pure noi? Tanto male, sì, dai, non vedo l'ora. Ci ha invitato mio padre per domenica. Bello, così ci andiamo a deprimere nel divano dei tuoi. Ecco, spero vi siano piaciute, fatemi sapere qual è la vostra preferita, commentate e scrivete qui sotto, mi raccomando, anche voi donne, eh? Ciao!